vediamo. Uno, per esempio, solo poggiando sul posto, cambio peso, apro, chiudo. Frustata all'esterno. E poi la gamba. Fare da fermo, oppure per esempio in camminata si può fare o camminata, diciamo, un passo, un giro, per esempio, no? Va bene anche un passo, un giro, è più semplice. Cercando di attingere la spalla, contrarre le spalle. Direttamente col passo, poi uno, leggermente indietro, avanti e poi riprendo e faccio anche il passo. Uno, due, tre. Uno, tre. Dando più dinamicità al movimento. Però immaginatevi il gallo con le sue zampe ad artiglio che poggia nella terra, no? E quindi è come due pistoni che lavorano però all'interno del corpo. Quindi è come il corpo elastico che si estende. Poi anche la mano lavora, ma senza sollevare la spalla, sempre col principio elastica del corpo. Avvitamento, affondamento. Schiena dritta senza piegarsi. Premere verso la terra, come premere un pallone o una molla verso la terra. Da un lato si carica, dall'altro si scarica. Avvitamento interno. Il passo dello zombo. Tutto il corpo si carica e si scarica. Poi possiamo scaricare la forza nella terra. E poi il lato destro, per esempio leggermente asimmetrico, lo stesso. Sentire sempre la forza elastica del corpo, non lavorare internamente con questa forza elastica espansiva. Prima il piede e poi la mano, prima il piede e poi la mano. Come fossero connessi sempre da elastici. Pneumatica, non forza meccanica, sempre spinta elastica. La gru però fatta leggermente diversa da quella classica, con la rotazione così. Invece di sollevare semplicemente, rotazione. Questo poi diciamo, facciamo prima in avanti, per esempio così viene, passo in avanti e passo indietro. Estensione elastica. Ha ha ha!
era il molleggiato lui, quindi è ancora. Beh, e allora Karate Kid, quando lui sta sul palo, no? Che poi dà il colpo mortale, finale. E poi all'indietro. Passo del gatto è un po' simile alla tigre, ma è un movimento sempre fondo. Onda e là. Possiamo fare destra e sinistra sempre. Poi il movimento della scimmia, per esempio, che è simile alle mani come nuvole, però è più continuo e di taglio, non attraverso, ma di taglio laterale. Coordiniamo con questo pezzo.